L'intelligence nell'anno del Covid, uno sguardo nelle ombre della disinformazione. Questo è il titolo di un volume che ho scritto per Santelli in cui viene fatto il punto su quello che è accaduto l'anno scorso, ma che in parte sta avvenendo anche oggi. La disinformazione è dovunque e l'esperienza del Covid dimostra come noi viviamo nella società della disinformazione, dove la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall'altra. In questo libro ho cercato di fare il punto su tante vicende, su quello che stava accadendo, sul disagio sociale, sulla manipolazione della informazione, sul ruolo delle istituzioni, sull'inefficienza dei sistemi democratici, sulla inadeguatezza delle classi dirigenti. Così come anche ho affrontato il tema educativo, che è la premessa e la conseguenza di politiche che non guardano al futuro. Così come in questo libro si è parlato anche di vicende, di anniversari, come i 40 anni della strage di Bologna, oppure l'anniversario della scomparsa del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Così come anche la scomparsa di Sean Connery, il James Bond più celebre di sempre, oppure di John le Carré, maestro delle spy story. È un libro da leggere contro i luoghi comuni che intessono sempre in modo più marcato il nostro tempo. L'intelligence nell'anno del Covid è un libro prezioso che illumina aspetti davanti agli occhi di tutti, ma appunto per questo vengono notati da pochi. Buona lettura.